prima le è stato dato un foglio bianco e vi chiedo gentilmente di sollevarlo, per favore tutti quanti. E vi chiedo adesso di guardarvi attorno, di cercare di guardare in alto e vedere quanti sono 600 fogli bianchi, 600 persone. 600 persone sono quelle disperse nel Mar Ionio, quelle partite dalla Libia e mai arrivate, naufragate lungo le coste della Grecia il 14 giugno. 100 sono i bambini in stiva che non sono stati ritrovati. 84 sono i corpi morti ritrovati e solamente 104 sopravvissuti. Assistiamo ad una delle più grandi tragedie del Mediterraneo e nel frattempo continuano con i rimbalzi di responsabilità tra un'istituzione e un'altra, accusandosi a vicenda, volendosi nascondere dietro l'accusa di aver rifiutato il soccorso. Ma cosa vuol dire soccorrere secondo loro? Riportare indietro nei loro paesi di partenza, riportare indietro le persone da dove sono scappate e nei campi di concentramento libici, dove conosciamo le violenze e le torture. Significa per loro sottoporle alle violenze dell'autorità. È un'altra strage, a pochi mesi da quella di Cutro, dove sono stati compiuti e sono morte 100 persone e nel nome del quale è stato adottato un decreto, il decreto Cutro, ancora più violento e indegno, che precarizza la vita delle persone migranti, che una volta sopravvissute non ritrovano neanche qui la dignità e la serenità per sopravvivere. Aumentano i centri di detenzione, aumentano i respingimenti, viene sottratta la protezione speciale, aumentano l'irregolarità nel nome della loro legalità. E parliamo tanto di lutto nazionale in questi giorni, ma per chi lotta per la libertà, per la libertà di movimento, il lutto è ogni giorno e continuano nei loro palazzi dietro a discutere di vite che sono per loro come pedine, i loro patti che consistono soltanto nello spostare e riallocare le persone come delle pedine e considerarle solo come forza lavoro, solo quando sono utili alle loro politiche e alla loro economia, senza alcuna dignità. Criminalizzano la solidarietà e i soccorsi civili, respingono le persone e queste stragi che chiamiamo tragedie sono in realtà stragi di Stato volute dall'Unione Europea e dagli Stati membri. Non sono cose eccezionali e di cui possiamo rammaricarci per due giorni e poi abituarci e lasciare che passino tutti i giorni con una notizia come le altre. Dobbiamo mobilitarci, dobbiamo essere consapevoli di quello che succede, perché questa cosa non è normale e finché i nostri governi nazionalisti e imperialisti continueranno ad appropriarsi dei territori altrui, delle loro risorse e renderli sempre più poveri e precari per poi aumentare le loro fortezze, questa sarà la nostra normalità. Per cui mobilitiamoci e informiamoci e rilancio a questo proposito lunedì un incontro qui al Second Stage alle 21 per discutere il decreto Cutro e martedì 20 alle 17 in Piazza del Tenere per manifestare. Non è possibile che le persone vengano accusate per la loro stessa morte, accusate e responsabilizzate per quelle che non è la loro colpa e costrette a sentirsi dire che ha delle altre scelte, ma nessuno sceglie questa strada se ha un'alternativa e dobbiamo saperlo perché è un privilegio di pochi quello di potersi spostare e raggiungere ogni capo del mondo. C'è chi deve affrontare questo e se ne assume i rischi e noi dobbiamo esserne consapevoli del nostro privilegio e delle nostre responsabilità. Basta tenere colpe le persone in movimento per cercare di sfuggire alla violenza degli stati dei confini. Basta dare le colpe alle persone in movimento della loro stessa morte. Basta criminalizzare la libertà di movimento e i soccorsi in mare